Ho fatto questo giorno lì, ancora loro hanno iniziato per cercarmi, che volevano uccidermi. Quindi quando ho sentito questa parola, direttamente sono andato via di mio, come si dice, amico. Lui siamo usciti insieme, lui mi ha accompagnato fino a Mali. Questo momento avevo male in piedi, non potevo camminare bene. Sono andato in Mali, ho fatto un po' di lavoro lì per cercare soldi per vivere un po' lì. Anche loro sono usciti per cercarmi. Quando loro hanno sentito che sono in Mali, sono andato via per cercarmi, che volevano uccidermi. No, no. Poi hanno trasferito in Villardé 8 o 9 mesi. Ho lavorato l'anno scorso come giardinieri, 2 anni, 5 o 6 mesi. Adesso sono non lavoro più, però non, erba non esce. Sì, ma magari loro chiamano ancora per lavorare, non lo so. Dopo ho trasferito Galbiate, Villa Bergamo, sono contento. Quando io sono arrivato in Italia, tutti la gente molto dolce per me. Io non ho difficoltà in questo paese, però io devo fare un'altra cosa, volontari in tante associazioni per aiutare disabilità. Poi vai a altra scuola per aiutare bambini per imparare inglese, centro informazione, aiuto bambini per studiare. Grazie mille a tutti, buona serata. Thanks. Where are you? I'm in Calgary. It was the next day, and I checked my Skype. I saw the message. He said he's in Milan. Una notte questo uomo che però possa aiutarvi gli ha detto che è arrivato il tempo per partire, per lasciare la Libia e arrivare in Italia. Lei è partita ma senza il suo marito. Quando poi lei è sbarcata a Cagliari, lui ha provato a cercare il marito ma non l'ha trovato e quindi ha provato a cercarlo su internet, su Skype, gli ha mandato un messaggio e lui ha detto che era arrivato in Italia ed era a Milano. So I never knew I was pregnant. It's in Milan, but how am I going to do it? They said they don't know what to do. So I was now in Calgary. When I eat, I feel something is eating my food. I feel pain inside my stomach. So I told them I'm not feeling fine. I don't know what is wrong with me. So they took me to the hospital. They checked, they said I'm pregnant. Lei quando è arrivata in Italia, come saputa, era incinta, però lei non aveva capito di essere incinta, quindi diceva che ogni volta che mangiava sentiva qualcosa che si muoveva, qualcosa di strano all'interno del suo stomaco. Quindi l'ha detto al campo, il campo l'hanno portato in ospedale e poi lì hanno scoperto che lei era incinta. Quando a me è arrivato per andare in Libia, abbiamo fatto 10 giorni sul deserto, 10 giorni, quindi noi siamo sempre da mangiare solo i gari, beh, couscous si chiama couscous, anche acqua. Quando abbiamo fatto tutto il giorno su guidare il deserto, noi fermiamo per mangiare. Quando l'acqua ha finito, tutte le persone sono morte, anche i gari, perché non possiamo mangiare gari senza mettere acqua.